Nella nostra zona qui, adiacente allo zuccherificio di Sant'Eufemia, molte persone sono morte di tumori. Ci sono molte donne che hanno avuto problemi di salute gravi. Hanno visto spegnersi amici, parenti, congiunti, tutti per quel male incurabile chiamato cancro, spesso in modo fulminante. Una moria che riguarda tutta la zona delle abitazioni circostanti l'ex zuccherificio di Sant'Eufemia, uno degli ex comuni di Lamezia Terme. Dagli anni 30 agli anni 60 ha occupato oltre 600 persone, lavorando 1.250.000 quintali di barbabietole a stagione. Poi la chiusura e l'abbandono. Tra mancati accordi tra la proprietà e i possibili acquirenti, dal comune di Lamezia alle Ferrovie dello Stato fino a una cordata di imprenditori cinesi, lo zuccherificio è stato lasciato crollare, venire meno, macerare. Nel tempo è stato occupato da senzatetto e vagabondi, è stato luogo di prostituzione, vi avvenne perfino un omicidio. Di tutto quell'Eternit che lo ricopre, nessuno si è mai occupato. Ed è proprio in quell'amianto, polverizzato dal degrado e dall'usura del tempo e delle intemperie, e portato via dal vento, che potrebbe essere la chiave dei tumori che stanno divorando la popolazione di Sant'Eufemia. In effetti non respiriamo aria pura, ma aria inquinata. Nella zona Argine Fiume Amato c'erano tantissime aziende agricole piccole, che purtroppo anche là c'è una moria, c'è di gente che muore di tumore quasi si può dire 2 o 3 all'anno. E ora che insomma qualcuno si occupi della situazione di qua, di Sant'Eufemia, perché non è possibile, non è possibile che si possa morire di tumore senza sapere il motivo. Tiziana Bagnato Sì, e per la quando ci CNews sono il 24. marito della signora.